Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale Alla Grande da Raffi. Oggi vi voglio presentare una buonissima ricetta. Sto parlando dei cestini di patate ripieni, stupendi. Andiamo con la ricetta. Allora, per i nostri cestinini ci vogliono 600 g di patate lesse che io ho sbucciato e ho schiacciato, un uovo intero, 70 g di formaggio, 7 g di sale fino, 50 g di formaggio spalmabile e 7 g di prezzemolo. Poi per il nostro ripieno ci vuole un po' o di scamozza di formaggio fresco a cubetti e un po' di prosciutto. Però se noi vogliamo cambiare possiamo metterci la mortadella, la pancetta, quello che desiderate. Poi per riempire i nostri cestini ci vogliono dei cestini, cioè diciamo delle formine in alluminio e un po' di olio per non poter far attaccare le nostre patate interne. Allora, incominciamo a prendere le nostre patate e inserirci il sale, l'uovo, inseriamo tutto in pratica. Il formaggio, il prezzemolo e il formaggio. E adesso impastiamo il tutto. Dopo aver impastato il tutto, adesso dobbiamo prendere le formine in alluminio, li dobbiamo oleare e dobbiamo inserire l'impasto dentro. Io per non fare attaccare l'impasto alle mani ho preso un po' d'acqua, giusto? Quindi bagniamo le mani, prendiamo un po' di impasto, lo inseriamo dentro, ci ribagniamo di nuovo le mani e schiacciamo, così l'impasto non si attacca alle dita. Formiamo la forma del nostro bicchiere in alluminio. Una volta formato la forma, ci inseriamo, scusate che prendo un fazzolettino, mi pulisco le manine, ci inseriamo il prosciutto che abbiamo tagliato, la quantità la decidete sempre voi, però più ne mettiamo e più ne troviamo. E poi i cubetti del formaggio fresco. Una volta inserito tutto ciò, riprendiamo l'impasto. Scusate, ci ribagniamo di nuovo le mani. Prendiamo l'impasto, lo inseriamo in mano, lo schiacciamo, facciamo una forma un po' tonda e lo inseriamo sull'impasto. Premiamo e chiudiamo. Una volta chiuso, mettiamo su teglia. Formiamo tutti i nostri bicchieri in alluminio con tutto il nostro impasto. Allora, una volta che abbiamo completato tutte le formine, ci diamo una spennellata di olio da sopra e ci inseriamo un po' di pane grattugiato. Dopodiché possiamo infornare. Adesso inforniamo a 200 gradi per 15 minuti, li posizioniamo sotto, poi li alziamo un po' e li facciamo stare un altro 5-6 minuti, fin tanto che il sopra non si rosoli. Abbiamo sfornato i nostri cestini di patate ripieni e sono venuti in questo modo. Mi raccomando, ragazzi, fateli che sono veramente buoni. Io li ho fatti altre volte e vi posso garantire che sono ottimi. Li abbiamo tolti dal loro contenitore e vengono in questo modo, si mantengono perfettamente in piedi, sono belli da vedere, si possono usare sia per secondo, sia per le feste, per addobbare, insomma, li potete usare per ogni occasione. Mi raccomando, ragazzi, con i pollici in su.
E mi raccomando, alla prossima ricetta ci vediamo. Ciao a tutti!